Diciamo che usarli non è un problema, non necessariamente impoverisce la lingua, perché hanno delle potenzialità espressive che è bene usare nel contesto giusto e nel tipo di comunicazione giusta. Quindi, per esempio, nei social network sono molto efficaci per comunicare brevemente una propria emozione. Poi, e quindi non è quello l'elemento che può impoverire o imbarbarire la lingua, va usato solo nel contesto giusto. Quello che invece può imbarbarire è un uso del termine sbagliato, della punteggiatura sbagliata, che a volte può determinare un cambiamento di significato nella frase che stiamo scrivendo. Allora, tutte queste cose qua bisogna curarle, visto che nei social network noi ci esponiamo anche ad un pubblico più ampio dell'amico a cui scrive un SMS. Allora bisogna avere la cura della lingua che si usa in quei contesti, così come poi ci curiamo quando usciamo di casa, pettinandoci, truccandoci e facendo in modo di dare di noi una bella e dignitosa impressione. Si può dire allora che questi mezzi potrebbero aiutarci a rivalutare, in particolare come con l'uso della punteggiatura, che a volte diamo come un refuso quasi scolastico, no? Qualcosa che non ci appartiene più, che possiamo usare magari con troppa disinvoltura? No, invece non andrebbe usato con disinvoltura. Tutti questi mezzi hanno dato e stanno dando in questo momento una grande importanza alla parola scritta, no? Fino a qualche anno fa, dominio degli addetti ai lavori, i giornalisti, gli scrittori, gli insegnanti. Oggi tutti scriviamo e per me è una cosa bella, e tutti possiamo contribuire ad arricchire e anche a evolvere la lingua scritta, purché facendo attenzione appunto alla punteggiatura corretta, alla punteggiatura consapevole e anche ovviamente all'uso dei registri linguistici, alla scelta del vocabolario giusto. Io credo che è un ottimo strumento per allargare la consapevolezza. Io credo che possono fare di più gli utenti che scrivono bene nei confronti di quelli che scrivono male, piuttosto che il contrario, come a volte invece si teme, no? È bene che tutti li usino, speriamo sempre con maggiore consapevolezza andando avanti nel tempo.